Il Natale a Torino quest'anno sarà l'insegna del recupero di un senso più profondo e autentico della festa. Il Comune di Torino ha preparato un'offerta culturale caratterizzata dalla volontà di unire tradizione e avanguardia. Torino dunque sarà quest'anno immersa ancor di più rispetto agli anni passati in un'atmosfera spiccatamente natalizia, con percorsi dedicati all'arte, alla musica, allo spettacolo e alla ricerca culturale e spirituale. Con l'inaugurazione del presepe di Emanuele Luzzati e del calendario dell'Avvento ideato dalla Strego e Testa Multimedia, si entra nel vivo degli appuntamenti natalizi e quest'anno, per la prima volta, sono state coinvolte le comunità religiose di diverse fedi nell'organizzazione di un percorso spirituale. Quello del Natale è basato fondamentalmente sulla musica. La musica è un linguaggio che non ha bisogno di parole, anche se spesso è accompagnato dai canti, no? Però la musica in quanto tale è un linguaggio trasversale che trasmette emozioni, che ha una serie di tradizioni diversissime. Avremo per esempio un concerto di musiche sufi, che quindi viene dall'Islam, dalla tradizione mistica islamica, e che è così diverso dalla nostra musica tonale, no? Che noi siamo abituati a conoscere. Però attraverso la musica io credo che sia possibile percepire anche le emozioni che altre esperienze spirituali sono capaci di trasmettere. Le luci d'artista sono un tratto importante del percorso Contemporary Art. Oggi però la città di Torino ha deciso di aderire alla giornata mondiale contro la pena di morte promossa dalla comunità di Sant'Egidio. Le luci d'artista rimarranno dunque spente e sarà illuminata solamente la cupola della Mole Antonelliana. Noi abbiamo voluto sottolineare la nostra adesione, credo l'adesione di tutti i cittadini di Torino a questa giornata importante contro la pena di morte, e simbolicamente, ma non solo simbolicamente, ma proprio come simbolo di partecipazione, questa sera non faremo accendere le famose luci d'artista che caratterizzano in questo periodo l'illuminazione in particolare della città di Torino, proprio perché il buio ci aiuti a riflettere quanto la pena di morte sia il buio assoluto dell'intelligenza dell'umanità.